In nome del popolo francese, il primo consiglio di guerra del governo militare di Parigi ha riconosciuto l'imputato Dreyfus Alfred colpevole del reato di alto tradimento. La punizione che abbiamo inflitto a Dreyfus mostrerà al mondo come trattiamo i traditori. Sarete il responsabile della sezione di statistica. Colonnello, se scoprissimo che Dreyfus non è il traditore, dovremmo agire rapidamente nell'interesse dell'esercito. Colonnello, lasciate perdere. Sono loro i capi. Noi eseguiamo gli ordini. Non voglio avere un altro affare Dreyfus. Non è un altro affare Dreyfus, generale. È lo stesso. Dov'è il dossier segreto di Dreyfus? D'ora in poi me ne occuperò personalmente. Intercettano la mia corrispondenza e mi pedinano. Puoi provare tutto questo? Vorrei evitare uno scandalo. È già uno scandalo. Devi lasciare Parigi per un po'. E tu? Ho l'onore di presentarvi il signor Émile Zola. Qualcuno deve raccontare questa storia. Come ufficiale in servizio io non posso dire niente. Voi no, ma io sì. Accuso il generale Mercier di essersi reso complice di una delle peggiori iniquità del secolo. Accuso il generale Biot d'avere avuto le prove dell'innocenza di Dreyfus e di averle soffocate. Accuso gli esperti calligrafi di aver fatto dei rapporti fraudolenti. Traditore! Quando una società arriva a tanto, assassino! Cade in decomposizione.